Minaccioso si aggirava sul Serapis un terrificante avvoltoio nero che di tanto in tanto planava sul villaggio di Migliera, entrava furtivamente nelle case e posava i temuti artigli sui bordi di una culla azzurra, riportando fra le nubi l'ennesima preda. Ghedin, giovane cacciatore senza paura, decise di seguire l'eco di quel disperato vagito e di avventurarsi sul monte per scovare la tana del rapace, scoprendo così quale destino fosse riservato all'indifeso bottino. Ah, mostruoso volatile, che osavi vanificare il lungo viaggio di un'elegante e paziente cicogna! Restò appartato in tuta mimetica dai pallidi colori per giorni e giorni, per ore e ore, finché scorse la misteriosa dimora, si avvicinò e quasi svenne per lo stupore. Pendevano dalla parete rocciosa, come gocce di rugiada al mattino, gabbie di fine filigrana d'argento, al cui interno cinguettavano solitari uccellini. Seguirono alcuni appostamenti e una nuova strabiliante visione. Una splendida fanciulla trasformava col suo incantevole canto i neonati in uccelli e se stessa in avvoltoio. Ghedin, sconvolto, non poté non riconoscerla. Era la donna di cui molti anni prima si era innamorato, era colei che ancora amava, era la pittrice del Monte Faloria.